Maria De Filippi caccia Joelle Milan da Uomini e Donne in attesa di vedere su Canale 5 i nuovi appuntamento di Uomini e Donne. Gli spoiler che arrivano dal web rivelano che nell'ultima registrazione è accaduto qualcosa di clamoroso nello storico dating show di Maria De Filippi. A quanto pare la padrona di casa ha cacciato Joelle Milan, dopo aver scoperto che il giovane tronista veneto ha provato a convincere la corteggiatrice Ilaria Melis a contattarlo. Una mossa azzardata dato che è contro le regole del programma Mediaset. Successivamente la ragazza ha deciso di spiegare cosa è accaduto e l'ho fatto in una intervista concessa a Fanpage. La versione della corteggiatrice Melis intervistata dal portale web Fanpage, l'ex corteggiatrice Ilaria Melis ha detto che quello che si è letto in rete è tutto vero. Joelle Milan ha abbandonato il dating show e di conseguenza anche tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio. Nella scorsa puntata, durante un ballo, il tronista le ha detto di essere molto preso di lei. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c'era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt'altro. Alla redazione infatti, non l'ho nemmeno detto. Se voleva ingannare la redazione? Forse l'ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l'ho visto mortificato, ha dichiarato la giovane. Il racconto di Ilaria Melis ma non è finita qui, infatti l'ex corteggiatrice Ilaria Melis ha proseguito il suo racconto, parlando della reazione di Uomini e Donne e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joelle, ma il suo discorso è stato, dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso? Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose, ha dichiarato la ragazza. Per poi concludere così, c'erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è stato esagerato, non c'era malizia in realtà.